Luca Abete, storico inviato di Striscia la Notizia, noto per il suo coraggio, anche per la giacca verde che oggi non ha, oggi è bianca, è qui per la prima volta in Molise, all'Ateneo, nell'Ateneo molisano, per il suo tour motivazionale Non ci ferma nessuno, quarta edizione. Il sorriso è il tema di quest'anno. Sì, io sono contentissimo di essere qui perché ho delle preferenze, lo voglio dire, essendo io avellinese ho particolarmente a cuore le realtà piccole di provincia, quelle realtà dove magari sembra che ci sia poco fermento, dove sembra che sia davvero particolarmente difficile realizzarsi o realizzare il proprio sogno. Allora venire qui a Campobasso era uno dei miei obiettivi e oggi sono contento perché voglio provare a far capire ai ragazzi quanto sia importante anche in realtà che sembrano offrire meno opportunità, credere in se stessi. Io sono partito da una realtà piccola di Avellino, io sono di Avellino, e sono riuscito ad arrivare a Canale 5 e non penso di avere una marcia in più o essere un extraterrestre o avere dei poteri paranormali rispetto magari a tanti ragazzi che oggi sono qui all'università. La differenza la fa soltanto la passione, lo spirito di sacrificio, la caparbietà e la tenacia. Ecco, fare le cose per bene tutti i giorni può essere veramente una formula importante per affermarsi. Poi magari la vita può premiarci di più o di meno rispetto a quanto meritiamo, ma non bisogna scoraggiarsi. I dati dell'occupazione giovanile sono allarmanti e molti praticamente davanti a un dato del genere cosa fanno? Preferiscono rinunciare, dicono tanto ormai no, per me non c'è speranza. Ed ecco, allora io dico questo, scendiamo in campo, giochiamo la partita e se proprio dobbiamo perdere facciamolo dignitosamente dopo aver dato il massimo sul terreno di gioco. Non usciamo sconfitti da una partita senza giocarla. Una conferenza spettacolo la tua, è sempre stata così, che però con il tempo è diventata anche qualcosa di benefico. È nata una vera e propria community, ragazzi che non si staccano più, ce l'ho tutti qua sul groppone. Allora ho detto ragazzi facciamo qualcosa di utile, abbiamo stabilito una partnership con il Banco Alimentare, sul sito noncifermanessuno.org c'è un pulsantone che dovete pigiare al più presto perché ogni volta che lo pigiate donate 5 kit merenda che vanno ai bambini delle famiglie povere che il Banco Alimentare serve. Un progetto fatto insieme a Penny Market, siamo già oltre i 10.000 kit che abbiamo raggiunto, non so quanti ne faremo, l'anno scorso siamo arrivati a 15.000 chili di riso che abbiamo dato al Banco Alimentare e insomma abbiamo tutto il 2018 per sommarne più possibili anche grazie al vostro contributo.